ritrovati da Christian Tempesta. Quest'oggi siamo a Sternatia, in provincia di Lecce, per la quinta edizione di Fiera Salento Sposi, la prima delle cinque tappe in questa splendida struttura Mille e Una Notte, con Giovanni Conversano. Beh, è la prima delle cinque tappe. Salento Sposi oramai è un tour emozionale che attraversa il Salento, nelle sale ricevimenti, alcune delle sale ricevimenti più importanti, ed abbiamo poi la possibilità di offrire alle future coppie di sposi un contenitore dove possono trovare tutti i fornitori del proprio matrimonio. Salento Sposi è vincente perché è una fiera targettizzata, quindi riservata alle coppie, solo alle coppie. Anche noi nella comunicazione puntiamo molto su questo target, e poi cerchiamo di creare quel rapporto, quell'empatia tra il fornitore e il cliente, in maniera tale che la coppia possa sentirsi coccolata e superare tutte le preoccupazioni che oggettivamente porta l'organizzazione di un matrimonio. Come diceva Giovanni, appunto, sposarsi è facile, ma restarlo un pochino meno. Noi cercheremo ovviamente Questo l'hai detto tu. Come diceva Giovanni, in fase di apertura, che sposarsi è semplice, ma restarlo un po' meno, questo lo aggiungo io. Noi cercheremo di rendere, come dire, quel giorno meraviglioso, di rendere quello sguardo che si ha la prima volta per tutta la vita. Restate con noi, andremo a conoscere i protagonisti, ma soprattutto gli ospiti di questa splendida giornata. A tra poco. Senza tacchi, Giada. Allora, quest'oggi non scrivi, sei in tenuta ginnica, quindi in abiti civili, si può dire. Quando si lavora bisogna stare comodi, dicono così e mi sono messa comoda. Quinta edizione, prima giornata delle 5 di questa Fiera Salento Sposi, qui in questa sala di ricevimenti Mille e Una Notte. Il tuo matrimonio è stato da Mille e Una Notte? No, noi ci dobbiamo ancora sposare, questo è il paradosso, Christian. Noi organizziamo fiere affinché le coppie possano trovare gli espositori, anzi i fornitori per il loro matrimonio, noi non ci siamo ancora sposati, ma è colpa di Giovanni. Ma è colpa di Giovanni, però avete una scelta vastissima, dai. Assolutamente sì. Se tu dovessi accontentare tutti i tuoi clienti, amici e espositori, come fareste? Mi devo sposare con 10 uomini diversi. Quando si arriva in una fiera, che cosa c'è? C'è la reception, ci sono le bellissime ragazze che ricevono. Come sta andando la registrazione delle coppie? Sta andando benissimo, l'affluenza è tanta e attendiamo le altre coppie con ansia. È appena arrivata una giovanissima coppia, data del matrimonio, e incominci già a fare no. Tu sarai la protagonista quel giorno. Qui, data del matrimonio. 18 settembre. Del? 19. Quindi sì, ci hanno fatto uno scherzo, 18 settembre 2019, una cosa deve essere importante, portate i soldi. Qual è la foto più particolare che ti hanno chiesto di scattare? La foto più particolare che mi hanno chiesto di scattare è una foto in acqua con gli sposi e i genitori anche. La foto più particolare di questa. Ma della serie che c'erano i genitori e la sposa teneva la suocera sott'acqua. Che, tipo... lo sposo cercava di tenere la suocera sott'acqua, voleva insomma farla fuori prima, dopo il matrimonio, insomma. E su queste splendide note che vi faranno emozionare, Fiera Salento Sposi prosegue ancora il tour itinerante. A tra poco. Ma l'abito chi lo sceglie all'uomo? La mamma o la sposa? Peggio, la suocera a volte. Addirittura la suocera? No, comunque la mamma. Molto spesso la mamma, sì sì. Quali sono i colori di tendenza per le prossime stagioni di matrimonio? I colori di tendenza, certamente abbiamo il blu, quindi... è un classico. Che è un classico, con degli elementi magari damascati, con uno spezzato, quindi magari un abito blu con un gilet che va sul chiaro, damascato, anche floreale, no? Degli elementi floreali, questi sono delle cose che stanno di tendenza. Il blu è molto molto tornato di tendenza rispetto a prima, dove magari si vedeva anche di più il nero, no?
e quindi certamente. Oscar, titolare di Sartieri.com a Lecce, dove nasce la particolarità e soprattutto la voglia di entrare in questo settore? Beh, certamente nasce dalla voglia di innovare un settore che era un po' ancorato al passato, insomma. Noi vogliamo uscire da quello che è il concetto di sartoria tradizionale, portando elementi innovativi all'interno della sartoria. L'abbiamo fatto partendo dal nostro store di Londra, dove appunto abbiamo iniziato con un e-commerce e il servizio a domicilio di presa misure, dove l'utente appunto poteva prenotare un appuntamento online e personalizzarsi il suo abito, la sua camicia online. Quindi diciamo abbiamo dato una grossa novità a questo settore. Siamo stati nominati miglior e-commerce italiano nel 2016 e insomma abbiamo partecipato e vinto anche diversi premi del settore e da poco tempo insomma siamo anche su Lecce, dove insomma essendo io di Lecce siamo voluti, c'è stato una sorta di ritorno alle origini, no? per Sartieri, perché insomma partendo da fuori poi pian piano siamo tornati qui. È vero che diciamo il matrimonio si dice che è per la donna, però l'uomo fortunatamente sta assumendo sempre una maggiore importanza per questo evento, e quindi proprio grazie a questo ci sono anche una maggiore attenzione a quelli che poi saranno i dettagli del suo abito. In questo caso per esempio c'è questo lana seta di colore blu leggermente lucido, no? Con questo diciamo sciallato, collo sciallato a damascato che viene ripreso dallo stesso gilet a doppio petto, anch'esso appunto con il colore scialle e damascato. In questo caso Royal Wedding. In questo caso sì, Royal Wedding, quindi diciamo un grande classico, quindi con questo tight ripreso da un gilet che è a contrasto ovviamente e che diciamo assume una certa importanza, cioè da certamente per un matrimonio molto importante, per un matrimonio classico, per chi vuole un qualcosa di più esclusivo. Oscar vi aspetta in via Trinchese a Lecce, ma soprattutto per tutti quanti noi che ormai siamo tutti tecnologici, sartieri.com. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. In un matrimonio non può non esserci lo sposo, non può non esserci la sposa, ma soprattutto, oltre ai regali, che quelli sono importanti, la busta famosa, non può non esserci il divertimento. Assolutamente. Quello che dico sempre alle coppie è che il giorno dopo il matrimonio le persone parleranno solo di tre cose. Di come hanno mangiato, dell'abito da sposa e di come si sono divertiti. Vero, solo quello resterà. Quindi se uno ha un budget lo deve destinare bene. Quali sono le tendenze? Le tendenze sono che adesso la gente vuole tutto, nello stesso... Cioè Belen e tutte le amiche o vuole... Belen, ma guarda, con una cantante così cosa deve fare Belen? Dove deve andare Belen? Con questa voce. Quando vi sposate? L'anno prossimo. La data. Guarda, già non se la ricorda. Vieni, facciamo entrare in camera. Facciamo 14 agosto. Saranno felicissimi tutti i vostri invitati. Moltissimo. 29 agosto. 22 giugno. Quale regalo preferite? Soldi, no? Una crociera. Un bel viaggio. Che crociera, ragazzi? Che fanno una crociera? Quanti saranno gli invitati? 170. Allora, 170. Cominciamo a stabilire, 170. 170 invitati a 200 euro l'uno, 34.000 euro? Sì, dai, più o meno. Speriamo. Lei che ne pensa? Ce ne andiamo a casa. State sognando la macchina? Cioè, vi vedo così assorti. Andiamo a favore di calma. La sognate la macchina? Più il maggiolone. Una macchina d'epoca. La Rolls è meravigliosa. Sì, infatti. Ma la composizione floreale più bella che tu abbia potuto realizzare negli ultimi tempi, te la ricordi? Sì, un bouquet per sposa con ortensia blu e rose fucsia. Tu cosa consigli di solito quando la sposa viene a trovarti? Tanto decide lei. Sì, infatti
cerco di consigliare, però alla fine giustamente deve piacere, deve essere la giornata, la sua giornata, quindi a me può piacere una cosa, ma è lei che alla fine decide e sceglie la sposa. Pensare che, no, lo sposo non, non c'entra nulla quel giorno, e pensare che alla fine il bouquet poi viene lanciato il più delle volte. Noi lo diamo in omaggio il bouquet d'arancio in modo tale che la sposa possa tenere il suo. Metti le mani qui. Ora lascia che la creta ti scivoli tra le dita. Sarebbe stato semplice dire dai, ora mi metto dietro di te e facciamo insieme il vaso, però non mi sembra il caso. Matrimoni arcobaleno sì, sono anche a favore, però non è così. Che stai realizzando? Sono dei portacandele, quindi portacandele, questa è la forma al tornio, poi una volta arrivati a durezza cuoio vengono intagliati, e seccati e smaltati, quindi tutte bomboniere fatte a mano, interamente prodotte da noi. Ti fanno delle richieste particolari? Di tutto, quindi diciamo, cioè, noi cerchiamo di accontentare gli sposi, perché comunque ci richiedono loro il prodotto che vogliono, e quindi noi oltre a proporre il nostro cerchiamo di venire incontro alle loro richieste, e quindi facciamo quello che ci chiedono loro. Uno strumento multimediale, quindi uno smartphone di ultima generazione, è questo album. Qual è la particolarità? La particolarità dell'album, questo intanto si chiama Album Connectia. La particolarità è che in quest'album sono inseriti dei microchip, un dispositivo NFC. Ormai qualsiasi smartphone è dotato dell'NFC, basta avvicinare il nostro smartphone vicino al dispositivo e noi avremo o il trailer del nostro matrimonio, avremo anche una pagina dedicata su un sito internet, una pagina dedicata agli sposi, è garantita per 10-15 anni e si avrà insomma sempre con noi il giorno del matrimonio sul nostro dispositivo e su un piccolo portachiavi da portare in giro, da far vedere agli amici. Qualsiasi foto, qualsiasi video può essere condiviso, inviato, è semplicissimo. Tutto in tempo reale, e questo è il matrimonio del terzo millennio. Quali sono le tendenze di arredamento nell'uomo millennio per i futuri sposi? Guarda, questa tendenzialmente è una zona di classico, però da un po' di anni a questa parte diciamo che si è spostata più nel contemporaneo o comunque anche nel moderno. Diciamo che la scelta è abbastanza ampia e quindi si vende un po' di tutto e i giovani non sono più orientati soltanto sul classico. A giugno? Il 6. Il 6. Il 6 giugno del 2019. Allora, abbiamo una grande opportunità in questo momento. Ci stanno guardando a casa, amici e parenti. Che regalo preferite? Io la crociera. Intorno a settembre dell'anno prossimo. Allora, primo scoop, settembre dell'anno prossimo. Numero degli invitati? Pochi, pochissimi. No. Quanti? Dai, facciamo una trentina. Io mi sono allargata, una cinquantina. C'è qualcuno che tu non inviteresti mai, ma non lo puoi dire, ma lo vorresti dire? Non lo posso dire, non lo dirò mai nemmeno sotto tortura. Però c'è. Cioè, assolutamente. Allora sappi che tu non ci sarai quel giorno a settembre del 2019. Esatto, giusto. E il viaggio? In Australia. In Australia, alla grande. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. La nostra amica Marta ha una particolarità, quella che io non ho. Tu saprai scrivere divinamente, io sono un asino. Io so scrivere abbastanza bene, almeno ci provo. Allora facciamo così, Mimmo sarà d'accordo, il nostro operatore, vero Mimmo? Ci devi far vedere adesso in tempo reale come scrivi, siamo curiosi. Come ti ha fatto la proposta? È a mare, con la chitarra, con l'anello. Vediamolo l'anello, vediamolo. Quando vi sposate? Luglio 2019. Luglio, vabbè, uno che fa viene a luglio, la data. Ma non c'è una data fissa.
Da cosa dipende? Cosa dipende? Da alcun... dall'economia. Da... allora facciamo una bella cosa. Siccome dipende dall'economia, facciamo così, stabiliamo una data. 22 luglio, a me piace come data. I vostri parenti e amici che sono a casa sanno. 22 luglio, quanti invitati più o meno potrebbero essere? Tanto. Facciamo anche 100, dai. 100 invitati a 200 euro l'uno di media sono 20.000 euro di regalo, quindi fosse un figlio di Berlusconi, allora sì. 29 giugno 2019. Buste, tante buste. Il matrimonio è una giornata importante, ma è importante comunicarlo. Quindi, come si comunica un matrimonio? Con delle soluzioni grafiche giuste, precise. Graphical Mind della nostra amica Marta, che ha una scrittura divina. Tu sorridi, Marta. Allora, raccontiamo, qual è la tua professionalità? Allora, noi ci occupiamo di tutto quello che riguarda la parte grafica di un matrimonio, dallo studio della partecipazione, dell'annuncio a livello grafico, alla stampa e alla realizzazione delle partecipazioni, degli inviti e poi di tutto quello che accompagna gli sposi fino al giorno del matrimonio, quindi i libretti per la cerimonia, il tableau mariage, gli eventuali segnaposto, eccetera eccetera. Questo è un messale con la copertina incisa col taglio laser che all'interno riporta tutta la messa, la cerimonia degli sposi. Ovviamente si può realizzare anche per le cerimonie civili non cattoliche e si può realizzare in coordinato con tutto il resto delle grafiche. Questo tableau mariage è realizzato con un taglio laser sul legno e sul cartone pressato e con una tela di juta sulla quale sono stati applicati i tavoli con tutti gli ospiti presenti al matrimonio. Ovviamente questo è solo un piccolo esempio, però in questo modo tutti gli ospiti possono sapere in quale tavolo devono andarsi a posizionare per poter festeggiare con gli sposi. Io suggerisco sempre di seguire quelle che sono le proprie particolarità, cioè di andare su quello che li rappresenta realmente e quindi realizzare qualcosa di personalizzato, come ad esempio quello con la caricatura degli sposi oppure un taglio laser musicale come questo realizzato appositamente per gli sposi e di esprimere loro stessi. Questo è un esempio di segnaposto con taglio laser realizzato su una carta glitterata con l'applicazione del nome e del gusto del tavolo. La cosa più importante, ricordate il giorno del matrimonio, sono gli inviti, come abbiamo detto in fase di apertura di questo redazionale. È importante anche quello che mettete nelle buste, ricordatevelo. Chi è la sposa? Tutte e due siamo sposi. Ho beccato due spose con un'intervista. I maschi già si allontanano, sì, sì. Allora facciamo così, lo chiediamo a loro. Data del matrimonio? 2020 agosto, però il giorno ancora da decidere. 2022 agosto. 2022! Mamma mia. Anticipiamo, cioè cerchiamo un attimo di vedere come... Tanto loro ora hanno detto la data, potete andare via, okay. Via, non contate più nulla. Abbiamo una grande opportunità per gli amici e i parenti che ci stanno guardando. Cosa chiediamo il giorno del matrimonio come regalo? Ai testimoni le fedi. Posso chiedere l'aiuto da casa? Allora, quante buste devono portare? Tante. Suggeriscono? Quelle tante. Quindi, regali suggeriti e graditi sono i? Soldi. Soldi, sì, è bello. A Soleto, in via Madonna delle Grazie, c'è un atelier meraviglioso dagli anni 60, esattamente da 58 anni, Atelier Lucia. Qui abbiamo chi ha ideato questo atelier. Quanti abiti hai cucito? Tantissimi. Adesso non più, però, quando ero giovane, ovviamente. Adesso non cuso più. Com'è nata la passione?
È nata, non so dire, non so spiegare come, però l'ho fatta e la farò con passione. Ancora. Lucia, posso chiederti, hai un ricordo particolare di una sposa particolare, un aneddoto di tutte le spose che hai vestito? Beh, un ricordo, sì, la prima è stata emozionante perché non sapevo come regolarmi, insomma, poi una sposa è una cosa importante e quindi ero un po' emozionata, però sono rimasta contenta, è riuscita benissimo, ce l'ho fatta. Tanta forza in Lucia, ma abbiamo ovviamente l'erede Roberta. Roberta Pellegrino, Atelier Lucia, abiti unici, abiti meravigliosi, soprattutto abiti cuciti su misura. Lei è la sarta, lei è il capo e io sono soltanto una lavorante in questo negozio, scherzo, però attualmente sono il titolare, però fino a quando c'è mia madre sarà sempre lei il capo, ovviamente la sarta per eccellenza. Cosa stiamo inquadrando in questo momento? Un abito nero, fasciato, un modello a sirena, molto sexy, con le trasparenze, un abito elegantissimo per tutte le occasioni più importanti della vita di una donna. E bisogna avere un fisico mozzafiato sicuramente perché salta tutte le forme delle donne. Ovviamente questo tipo di abito è un abito da cerimonia, è un abito da la notte degli Oscar, è un abito da primo dell'anno. Sicuramente, per le occasioni più importanti come prima ho detto e ripeto per le donne che vogliono osare perché nella trasparenza si capisce il cuore di una donna. In che tessuto è elaborato? Quello è in tulle, pizzo, ricamato e lavorato finemente. Questo per esempio è un abito particolare, è tessuto in pizzo, lavorato, è ricamato, impreziosito con degli strass, il tulle è trasparente e dà lucentezza sul décolleté. È un abito morbido, quindi si sposa benissimo con qualsiasi silhouette e lo può indossare qualsiasi donna. Ha uno strascico importante che lo rende ancora più prezioso, tutto in pizzo fino alla fine dell'orlo. Questo invece è un abito diverso, è uno stile completamente nuovo. C'ha una sottogonna in tulle che lo rende ancora più vaporoso e sembra quasi un abito da sposa. In tessuto stampato e sempre ricamato importante, ma questo è un abito che può mettere tranquillamente la ragazzina o la bella signora. È un abito, diciamo, un po' più versatile, anche per una festa dei 18 anni. Questo è un abito che a me piace moltissimo perché è un abito per ragazze. È un abito fresco, lo mettono in qualsiasi occasione, non necessariamente una cerimonia importante. E lo potrebbe mettere benissimo mia figlia per andare ad una festa dei 18 anni o per sentirsi una ragazza un po' più simpatica e più elegante. L'abito è importante, è corto davanti e lungo dietro, e rende principessa qualsiasi ragazza, è ricco, impreziosito, tutto ricamato e in tulle, sembra una nuvoletta. Noi per fortuna lavoriamo tantissimo perché abbiamo puntato sia sulla qualità ma soprattutto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché adesso bisogna puntare su questo, visti i momenti difficili di tutte le coppie, di tutte le spose, e allora abbiamo deciso di accontentare tutti per avere un abito spettacolare ma non praticamente spendere un patrimonio. Vogliamo sapere una cosa, qual è la tappa che gli sposi chiedono? Ha detto le crociere, ma i nostri amici, la terra dei vichinghi. No. Come no, come no? Pagina, ha sbagliato pagina. Ci stava spiegando i percorsi, ma pure noi, anche noi. Andiamo ai Caraibi. Tanto tu non ti deciderai più nulla, cioè è inutile. Parla adesso, giusto?
Vedi, lei già sorride. Data del vostro matrimonio? 20 luglio 2019. Finisce qui questa prima giornata dedicata alla Fiera Salento Sposi, organizzata da Giovanni Conversano e da Giada Pezzaioli. Vi abbiamo raccontato quali sono le tendenze, quali sono i viaggi, quali sono i sogni di tanti futuri sposi. Da Cristian Tempesta è tutto, un arrivederci ai nostri prossimi appuntamenti targati Antenna Sud e Canale 85. Ciao e sposatevi!